Una bella mostra qui a Dozzegna sulla ferrovia canavesana e la sua storia. Sì, abbiamo deciso di fare questa mostra, a parte la concomitanza con la festa patronale, per proseguire un pochino il discorso che facciamo sul territorio, la conoscenza del territorio attuale, quello che è stato, eccetera, agganciandoci anche al fatto che quest'anno era l'anno della ferrovia, l'anno internazionale della ferrovia. Chiaramente noi ci siamo limitati a considerare quella che era una realtà locale, soprattutto puntando sul tratto Rivarolo-Castellamonte, che praticamente non esiste più. Qual è il periodo preso in considerazione, quindi? Ma più che periodo, diciamo l'ambiente, ho già sbagliato a dire periodo l'ambiente, perché in realtà se avessimo fatto un discorso generale sulla ferrovia diventava una cosa troppo ampia. Invece limitarci al discorso del trasporto nel canavese, del trasporto su rotaia nel canavese, che è un discorso antico, nel senso che i primi progetti risalgono addirittura alla prima metà dell'Ottocento, che poi non sono andati in porto per motivi economici, per interessi particolari di alcuni comuni, e riprendono invece nella seconda metà dell'Ottocento, verso la fine, quando c'è il grande discorso della rivoluzione industriale locale, cioè cominciano soprattutto le industrie di Rivarolo, di Castellamonte, punta molto Castellamonte come città ad avere questo tratto, e infatti il tratto Rivarolo-Castellamonte è già dell'Ottocento, mentre quello Rivarolo-Ponzano solo del 1906. E questo perché ovviamente a Castellamonte c'erano le fabbriche della ceramica, c'erano le concerie, a Rivarolo c'erano le fabbriche tessile, e di conseguenza ecco che c'è la ferrovia canavesana. Questo, il tratto, la ferrovia Rivarolo-Pon, mentre la ferrovia canavesana in realtà esisteva già dalla metà dell'Ottocento. E purtroppo però non esiste più. Questo perché i costi erano molto alti, poi ci è andata la crisi, tutta una serie di cose. Anche il fatto che la linea ferrata era molto molto vicino alla strada, e di conseguenza proprio per motivi di sicurezza non è più stata autorizzata, perché in effetti non c'era né una siepe, o al massimo una siepe o un piccolo fossato, ma non comunque una barriera tale da impedire un accesso facile proprio al tratto ferrato vero e proprio.